Buongiorno a tutti gli spettatori, qui dal Renato Fiorentini. Oggi va dicendo la 15ª giornata del campionato di prima categoria. Si affrontano la Nova 7 contro la Dinamo Roma. Rimane in attacco con Tavaniello, il tocco di Spurio, ancora per Tavaniello, cross in mezzo, teso, la palla in qualche modo se la ritrova Valerio che sottoporta, incredibilmente si fa ipnotizzare dal portiere. Solo, gira, gira! Bravo, fatti giammare, eccolo, ti arriva. Allora, il controllo perfetto ancora di Spurio, arriva Tavaniello a dare una mano centralmente, il cross dalla parte opposta, buono per Di Corpo che di testa, anche lui non riesce a trovare lo specchio della porta, ma ancora un'altra azione ben manovrata da parte della Nova 7. Con il mancino, il rilancio del portiere, la spizzata quasi a passare, Fraschetti la tocca, è buona però per Morra, che a tu per tu con Pirino va a scavalcare il portiere ma non prende la rete, anzi solo la traversa, che pallone, poi entra dentro l'area di rigore, cross in mezzo a cercare Di Corpo, anche questa volta però c'è il miracolo di Ciurluini. Danni che poi a sua volta scarica per Arsi, si è rimessa tutta dietro la formazione di casa, adesso chiusa, ben posizionata, riesce comunque a passare, perlomeno prova qui Castorani, Palermitano ferma tutto, riesce anche ad uscire con un pallonetto, successivamente per Di Corpo, ancora da Palermitano, gira la parte opposta bene per Visconti, adesso vuole velocizzare ovviamente il mister, la palla è buona per Coccia, prova a puntare ovviamente l'ultimo che è di Chiara, questa volta sbaglia un po', poi è intelligentissimo, lascia palla per Visconti, occasione per 9-7, cross in mezzo, palla buona per Valerio, la deviazione del difensore che salva tutto. Alza la testa il numero 5, anche lui vede il posizionamento dei compagni, cross sul secondo palo, la tocca Ciurluini, che è bravo ancora una volta in due tempi, davvero il numero uno della Dinamo, quest'oggi sta facendo gli straordinari, poi è bravissimo anche nel vedere da quest'altra parte Antonelli, possibilità di contribuire per la formazione ospite, col Palermitano che si lascia scavalcare, l'azione prosegue dalla parte opposta, buona per Morra, sembra essere regolare, Morra con il mancino, palla alta, calcio d'angolo 9-7, pallone dietro per Palermitano dalla distanza, tenta direttamente la conclusione, palla che si stampa sulla traversa, non so se l'ha toccata lo stesso il portiere, sarebbe stato l'ennesimo intervento miracoloso sul pallone direttamente Di Corpo, palla che si abbassa, ancora la parata di Ciurluini, occasione continua, di nuovo la portiera, va Di Corpo, palla piano piano lenta, vicinissima al palo e arriva la duplice fitta, non c'è più tempo per questa prima parte di gioco, 0-0 il punteggio, 89-7 in difesa la Dinamo. Tutto regolare secondo l'arbitro, quindi si continua a giocare con Maccherelli, adesso partecipa anche lui a rimpostare, lancia lungo infatti per Di Corpo che non riesce a passare perché bravo Di Chiara indeteggiare, quindi tornare in posizione, palla buona adesso per la Dinamo solo per un attimo che Visconti la mette a terra, prova anche ad allargare il numero 5, adesso lo fa bene per Tavaniello, forse un po' lento il pallone ma Tavaniello ha intuito tutto, gli ruba anche palla, brava ad andare con Di Corpo, 1-2 con la con Tavaniello che ha tu per te con il portiere, va andare con un pallonetto troppo morbido, lo fa in qualche modo con il destro, adesso può andare al cross, forse rallenta un pochino troppo Visconti, prova ad entrare in aria, se la porta sul mancino, la conclusione direttamente in porta anche da parte del numero 5, è ottima, azione prosegue, forse regolare versione di colpo tu per tu con il portiere, forse finalmente è valido il gol che sblocca la partita proprio con Di Corpo al minuto 66. Parte Leonardo, non spiazza, l'aveva capito Pirino, palla che comunque entra. Lascia lì il pallone per Visconti, possibilità lancio all'interno della rigore, Fraschetti di testa. Fisca il direttore di gara, finisce una partita un pochino rocambolesca dove la Nova 7 ha meritato sicuramente di vincere con tante occasioni mancate, poi il rigore non è del tutto netto, anzi forse non c'era per niente per quanto riguarda la Dinamo. Risultato quindi finale di 1-1 che frena un po' l'entusiasmo della Nova 7 che però ha possibilità ancora in tutto il prosieguo del campionato di raccontare le prime della classe.